Michele, quando vado via. Okay. Gli elementi essenziali del progetto di riorganizzazione della rete del trasporto pubblico sono due. La concentrazione dei servizi in un unico punto di rendezvous che sia nel centro della città. La spesa della produzione chilometrica disponibile su un numero limitato di itinerari di forza. Sostanzialmente si passa da una situazione attuale che è caratterizzata da una molteplicità di instradamenti dei percorsi dei servizi FPL alla concentrazione delle risorse, ovvero della produzione chilometrica, su pochi itinerari. E tutti incentrati in un punto di rendezvous. Questo consente di aumentare fortemente il cadenzamento del servizio. Nelle fasce orarie di punta si prevede una corsa ogni quarto d'ora su tutte le linee. La corsa ogni quarto d'ora prosegue per buona parte delle nuove linee, per le altre linee si passa a un cadenzamento ai 30 minuti. A questo servizio di linea si associa un servizio di tipo flessibile a chiamata, diverso dall'attuale servizio a chiamata, che è essenzialmente finalizzato a servire le parti della città che non sono direttamente coperte dal servizio di linea, corrispondono grosso modo al 10% della popolazione residente, e sostituisce integralmente il servizio di linea nei giorni festivi e nel periodo estivo. Quindi la scelta, ripeto, è concentrare le risorse su pochi itinerari per dare un servizio di alta qualità, coprire tutta la restante parte della città e il periodo di morbida con servizi flessibili esercitati con piccoli veicoli.